Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 49esimo episodio di Pokémon Snakewood. Ci stiamo avvicinando sempre di più a quota 50 e cosa abbiamo fatto nello scorso episodio? Abbiamo esplorato la nave affondata ottenendo totalmente a caso l'ottava medaglia. Di conseguenza potremo in questo momento utilizzare forza. Ringrazio uno di voi di cui non ricordo il nome che nello scorso episodio, che poi non è lo scorso ma è quello ancora prima, in cui avevo chiesto se qualcuno sapeva dove si trovava la MN Forza, insomma mi ha risposto, mi ha dato dei consigli, l'ho scoperto da me, però ti ringrazio comunque per l'informazione. E niente, noterete che ho depositato Quillshark per un attimo e che ho preso Aerodactyl perché potrà tornarci utile volo. Signori miei, vi dico solo questo: 65 Ultra Ball, sta a voi sapere cosa andremo a fare, sta a voi capire cosa andremo a fare. E sì, la grotta è proprio questa, ma per nostra fortuna non dovremo assolutamente, diciamo, esplorarla troppo, perché il luogo in cui voglio andare è questo. Una misteriosa luce si diffonde dalla tua borsa. Hai trovato la MN04 Forza. La MN04 Forza assorbe la luce e la distrugge per qualche ragione. Ora puoi passare. Ok, signori miei, e guardate dove siamo, Little Root Town. Bene, ho davanti Magneton, questo perché ragazzi, lui possiede falce e cannone, quindi può paralizzare il Pokémon che andremo a catturare, perché sì, ve lo dico, andremo a catturare un leggendario, credo almeno che sia leggendario. Sembra che ci sia qualcosa sotto la superficie dell'acqua. Oddio, ok, innanzitutto perché sono apparso lì, ma va bene lo stesso. E niente, chi se lo sarebbe mai aspettato, succede sempre così. Eccola qua, la nostra MN04 Forza. Utilizziamo Forza, ragazzi. E adesso da qualche parte dovrebbe... Eccolo lì. Faccio un save state prima di iniziare, ragazzi, perché non si sa mai. E niente, proviamo ad affrontarlo. Si tratta di Furizeta ed è obiettivamente orribile. Ok, perfetto, paralizzato subito. Ragazzi, ovviamente cercherò di catturarlo, nel caso non dovessi riuscirci velocizzerò il tutto. Ah, ottimo. Questo coso qua è esattamente a livello di difesa come messo. Mi sta salendo il nazismo già adesso, sappiatelo. Gli provo a tirare una Ultra Ball a caso, ma dite che la... No, la Necro Ball ho scoperto che non è come la Master Ball. Non è come la Master Ball, raga. Ultra Ball. Cazzo, non lo prenderò mai nella vita. Sto coso... No! No! No, minchia, se muore così mi incazzo. Uno? Due? Sì, ti prego! No! Curati! Curati, maledetto! Ti prego! No, ti devi curare. Ok, perfetto, raga. Perfetto. Ok, una volta si devono curare. Ok, dai, adesso che è addormentato, proviamoci. Uno, niente. E raga, sarà molto difficile, ve lo dico. Sarà maledettamente difficile. Qua ho miscliccato. Ok, perfetto, stavolta ce l'ho fatta. Ora che è paralizzato, dai, ti prego. Uno. No. Raga, quando vi dico che odio catturare i Pokémon c'è un motivo. È proprio una cosa che non sopporto. Ti prego. Uno. Dai, neanche... Ma neanche due, dico io. Per la miseria. Uno. Due. Ecco. Dai, neanche tre. Per la miseria, magari funziona. Uno. Niente. Uno, Will Wisp, fai schifo. Ma io ho muta, è vero. Ti prego. Niente. Ok, adesso velocizzo il tutto. Si è chiuso il gioco. Quando vi dicevo perché facevo il save state prima, eccolo il motivo. Ok, perfetto. Dopo questa bellissima interruzione, possiamo provare a proseguire perlomeno. Dai, fai Zap Cannon e paralizzalo. Maledetto schifoso. Ok, ce l'hai fatta, bravissimo. Allora, ce l'abbiamo delle ricariche totali? 97? No, non le abbiamo, raga, non le vedo io sinceramente. Ok, ho di nuovo tutte le Ultra Ball perché giustamente mi si è chiuso il gioco senza salvare. Quindi adesso parto di ignoranza a spammarle perché non ho più voglia. Quindi se vuoi entrare bene, se non vuoi entrare male, male, però se non vuoi entrare, amen, non ci posso far nulla. E lo lascio un PS. E se non lo prendo adesso, raga, c'è un problema però. Dai, lo sapevo. Fanculo.
Ok, perlomeno gli ho diminuito le difese, ragazzi. Questa è un'ottima cosa. Ho avuto la lucidità stavolta di farlo. Ultra Ball, dai. Uno, due, tre. Sì! L'abbiamo preso! Fury Z è stato catturato. Una delle tre furie, quindi ragazzi ce ne sono altre. Ce ne sono altre, lo scopriremo, spero. Ok, e sono stato riportato ad Oldale Town. Bellissimo, andiamo a vedere un attimo le statistiche di questo Pokémon che abbiamo catturato. Che se è forte posso anche pensare di metterlo in squadra, ragazzi. Oddio, guardate le difese! Sto Pokémon regge qualsiasi cosa. Ok, no, per ora lo tengo qua, ragazzi. Però adesso andiamo a esplorare altre zone che richiedono la mossa forza. Una di queste si trova qua a nord. Però, ragazzi, prima di andarci abbiamo bisogno di un Pokémon in grado di utilizzare taglio. E quel Pokémon sarà, ragazzi, giusto per prenderne uno forte, il nostro Krogunk, che, al quale ho già insegnato taglio, tra l'altro, perché mi serviva in una circostanza, che forse era proprio questa, solo che poi sono rimasto bloccato giustamente da forza. Allora, andando qua, esatto, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante andando giù di qua. E sembrerebbe proprio di sì, ragazzi. Oddio. Ok, qua ci saranno degli allenatori da affrontare, immagino. Allora, noi abbiamo depositato qui il Shark. Direi di mettere davanti il Rock Lobster, che è indietro rispetto agli altri. Iniziamo ad affrontare questi qua. Anche lui sta cercando le furie, ragazzi. Quindi forse, forse la furia si trova qua, quell'altra. Cioè, l'altra delle tre, perché a quanto pare ce n'è anche un'altra oltre a quella che probabilmente stiamo arrivando a catturare. Sto pensando che magari i luoghi in cui è necessario utilizzare forza siano in realtà volti a nascondere appunto queste furie. Quindi figata, davvero una figata pazzesca, ragazzi. Ok, adesso io non ricordo esattamente cosa devo fare. Forse no, questo tratto di mare sembra essere totalmente inutile. Ok, perfetto. Affrontiamo un po' questi allenatori qua. Lì si potrebbe fare una base segreta. Ma raga, io di basi segrete penso di non averne mai fatte in vita mia. Walrein all'80, oddio. Questo fa paurissima. Infatti mi ha fatto Blizzard, mi ha shottato male. Brillum Sky Uppercut. Ok, Blizzard falli... Full Restore maledetta. Grande Brillum che critta. Così ti voglio, Brillum. Ok. Revive, perfetto. Tra l'altro, ragazzi, penso che questo video lo vedrete quando io sarò a Liverpool. Eccola lì l'altra furia. Penso che vedrete questo video appunto quando sarò a Liverpool. Perché la settimana prima di andare penso di caricare principalmente la Crazylock, in quanto vorrei almeno battere la Lega prima di partire, o quantomeno riuscirvelo a portare. Riuscire a portare il video che, in cui batterò la Lega durante il periodo in cui sarò via. Comunque, un'altra furia, ragazzi. Faccio un altro save state come avevo fatto prima. Vai così. Magneson davanti per la paralisi. E andiamo. Ok, Fury Q. Anche questo è letteralmente orripilante. Però mi sembra un attimino più debole effettivamente. Adesso proviamo subito a prenderlo, raga. Abbiamo 58 Ultra Ball, quindi in teoria non dovrebbe essere un suicidio. Però non entra la merda. Non entra assolutamente. Dai, almeno fallo un giro. Ok, uno, niente. Tra l'altro io sono ancora fissato, non so se lo levate anche voi, ragazzi, ma per catturare i Pokémon io da piccolo premevo A come uno spastico. Penso che lo facessero tutti da piccoli. E quando ho scoperto che effettivamente non serviva a niente ci sono anche rimasto male. Tant'è che tuttora premo A come uno spastico qua in questo momento per cercare di catturarlo. Uno, due, niente da fare. Iron Defense, ma quindi queste furie qua sono tutte uber difesa, niente di particolarmente. Quanti giri ha fatto? Credo uno. Maledetto, io ho paura. Però raga, ok, perfetto. Non me la sentivo prima. Dai, adesso se non lo catturo adesso, che è quasi a vita 1 e paralizzato, non lo catturo più. Maledetto infame, entraci. Non ci entrerà mai nella vita. Dai, questa è quella buona. Uno, due, tre. Oddio, 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 l'ho presa. Non ci credo. Una delle tre furie. Fantastico, raga. E c'è pure uno strumento qua. TM01, c'entri pugno per caso?
Del resto quando uno gioca a Pokémon da troppo tempo poi è bravissimo. E ok, ne abbiamo trovato un'altra. Mi devo informare su dov'è la terza, quindi mi sa che adesso raga stoppo e esploro un po' la regione cercandola. A meno che, allora, innanzitutto qua sopra immagino ci sia qualcosa di interessante, tipo uno strumento che è un nuovetto. Mi siete piaciuti. Un momento Kinder, no, questa è stata pesante. Questa mi è piaciuta. Questa, non ho volo però. Ok, raga, stop un attimo e mi informo su dove trovare la terza furia. Ok, ragazzi, mi sono ricordato effettivamente dove si poteva usare forza e il luogo è questa caverna di ghiaccio. Allora, prima ci sarà da risolvere un puzzle molto semplice e niente, tra l'altro vi voglio informare del fatto che intanto siamo già arrivati, che uno di voi mi ha detto prova a utilizzare spaccaroccia sulla roccia nella palestra. Ragazzi, ci ho provato e praticamente si bugga il gioco per un attimo, la roccia scompare, poi riappare e non cambia assolutamente niente. Comunque, eccoci qua. Utilizziamo forza. Ah, che tra l'altro si poteva accedere anche dall'altra parte. E signori miei, ah sì, ho fatto un po' di rifornimento di Ultra Ball, adesso siamo a 48, praticamente ho speso, no, ho speso tutti i soldi che avevo. Eccola qua. Eccola qua. Tra l'altro non abbiamo visto le statistiche di quell'altra, poi dobbiamo andarle a controllare. Save state anche qua, che non si sa mai che con la prima mi si è spento il gioco. Ed eccoci qua. Ok ragazzi, eccomi qua. Ho messo in squadra FuriZeta, che per nostra fortuna ha una difesa assurda. E niente. Pensate che per rifarmi le Pokéball ho dovuto razionare le mie ricariche totali, ne ho vendute la metà. Ragazzi, proviamoci a sto punto, proviamoci. Allora, per prima cosa io mi boosterei perché sto coso non ha. No, ok. Pensavo ho fatto una cagata ed ero convinto al 100%. Allora, per no, guardate quanto regge sto coso, un'ottima cosa. Io ho paura di fargli un altro. C'ho proprio paura di fargli un altro coso. Mandranitez, faccio un quick attack molto schietto. Ok, perfetto. Adesso Ultra Ball ignorante e via. No, 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 no. Aspetta, sto qua fa la merda. Io rimetto davanti FuriZeta. Gli ho tirato una Luxury Ball a caso, lo stavo per prendere addirittura. Ok, fermi, fatemi curare. Per fortuna di ricariche totali ne ho ancora 50, raga. Per fortuna. 44 più 5, no, ne ho 49, perfetto. Peccato. Per fare cifra tonda potevo fare. Attenzione, l'ho quasi preso. Minchia, guardate quanto mi fai per beam, raga. Quasi mi sono rotto le palle, ragazzi. Lo faccio. Reggi, reggi, reggi. Ok. Raga, devo fare per forza tutto il tempo così. È l'unico modo che ho per catturare sto coso. Dai, ti scongiuro, devi entrarci. Raga, io le velocizzo perché non ne posso più, sappiatelo. E tra l'altro, guardate quanti minchia DPS c'ha sto FuriZeta. Non li avevo notati prima. 300 e passa, è troppo forte. Cioè, praticamente questo Pokémon qua, se io fondo. Sì! Sì! A caso! Ma sì! Una delle tre furie. Può creare molecole diatomiche e Will. Will non è futuro? Ah, utilizza i suoi elementi chimici come armi. Ok, ragazzi. Abbiamo preso le tre furie. Adesso, ragazzi, andiamo subito a vederle in tutta la loro maestosità. Perché devono essere davvero dei Pokémon molto interessanti. E l'ultima, penso di mettermela in team. Tra l'altro, qua non c'è neanche un centro per curarsi. Allora, move Pokémon, riprendiamoci un attimo Quillshark. Andiamoci Quillshark e depositiamo questa. E le mettiamo qua e andiamo ad esaminarle. Allora, questa qua la conosciamo già e c'ha delle difese pazzesche. Poi abbiamo questa qua che è tipo una via di mezzo, a quanto pare. Però sembra anche lei avere delle buone statistiche. Poi abbiamo questo. No, guardate l'attacco, raga. Questo coso qua non posso non mettermelo in squadra. Non posso non mettermelo in squadra. Raga, questo qua lo metto in squadra al posto di qualcuno del team perché è troppo forte. Niente, signori miei. Questo episodio di Pokémon Snakehood, questo extra di Pokémon Snakehood termina qua. Io spero che vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Ditemi cosa ne pensate di questi tre Pokémon leggendari catturati oggi e noi ci becchiamo in un prossimo video.